Buona davvero, ricca di sapori. Oggi una ricetta che a me piace veramente tanto, che sono le trofie alla ligure. Mi credete che anche come formato quello delle trofie lo uso pochissimo, lo uso sempre per questa ricetta. Per altre ricette non so perché, ma non mi viene mai in mente di utilizzarle. Allora, bando alle chiacchiere. Padella, metto dell'olio e accendo il fuoco. Così piano piano si scalda. Porri. Tolgo la prima foglia. E divido a metà. E poi le affetto. E metto i porri nella padella a stufare. Preparo il prezzemolo. E lo aggiungo in padella. Ho alzato la fiamma, ora faccio prendere bene calore così vado a sfumare. Vino bianco. Un pochino di sale, pochino, però aiuta anche per la cottura. Una volta che la parte alcolica è evaporata, si copre, si abbassa la fiamma e ora si porta avanti la cottura dei porri. A fra pochino. Ok, i porri sono pronti, metto il pomodoro. Pomodoro pelato, tagliuzzato, o lo rompete, lo tagliuzzate, comunque non deve essere frullato. Olive taggiasche. Basilico spezzettato così a mano. Un pochino di sale, non tantissimo, perché comunque le olive sono sapide, però un pochino serve. Poi dopo, prima di mettere la pasta, riassaggio. Ok, e la pasta la vado a mettere. Acqua che sta bollendo. E metto le trofie.
Ok, a questo punto dobbiamo aspettare semplicemente che siano pronte le trofie, quindi qualche minuto. Ci siamo. Metto le trofie nel sugo. Ok. Metto un pochino di acqua di cottura. Considerate che l'ho tolte 3 minuti prima, 4 minuti prima del termine cottura, quindi la faccio finire di cuocere nel sughetto. Metto una spolverata di parmigiano, fatto un errore, avevo detto che avrei assaggiato ancora il sughetto. Invece non l'ho fatto, quindi mi tocca assaggiare proprio la pasta con un'olivetta. Sono stato fortunato. Va bene così, anche la pasta è perfetta. Basta. Ora si serve. Un filino d'olio, quello sì. E una bella spolverata di parmigiano. La forchetta, compagna di mille battaglie, e assaggio questa meraviglia. In realtà l'ho appena assaggiata per sentire il sale. Quindi sentiamo un pochino. Guardate che ricchissimo boccone. Secondo me anche a temperatura fusione. Che buona questa pasta. Buona davvero, ricca di sapori. Le olive poi. Brucia un pochino. Beh, io questo me lo porto via. Alla prossima.